Per chi ha la pace del cuore, che solo la fede può dare, qualunque cosa accada, nulla può scalfire la pace del cuore. Se invece sei dentro di te, hai questo male, questa angoscia, puoi vivere e puoi avere tanta salute, tanti soldi, tanta serenità, potremmo dire umana, comunque continuerai a manifestare rabbia e rancore. Ecco, con questa certezza nel cuore, allora con questa saggezza che ci viene dalla pagina del Vangelo, diciamo: Signore, ci affidiamo a te. Tutto quello che ci mandi, pandemia compreso, fa parte della vita, ce ne facciamo una ragione. Certo, noi sappiamo che tu sei un padre, sei il creatore, ci custodisci e tu solo hai la forza di rasserenare il nostro cuore e la forza di affrontare qualunque tipo di difficoltà. Con questa certezza nel cuore, io credo davvero possiamo andare avanti. Fra un po' saremo invitati a prendere la nostra croce e seguire Gesù. Solo questo merita veramente tutta la nostra attenzione e solo questo ci darà quella dolcezza d'animo, quella serenità per conquistare la gioia dei santi.